me up and let me down. Hold me when I'm sad. Take my eyes and look around. Take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out. Make me feel shy. But when you hold me in your arms. I film più belli di Aqua Film Festival. Vedrete dei film meravigliosi e da tutte le parti del mondo. E il primo premio è Sorella Acqua, quello diciamo più ambito, e c'è una doppia categoria di corti e cortini. Poi abbiamo Acqua Ambiente, anche questo è un premio bellissimo. Poi dopo abbiamo Acqua Thriller, è un, chiaramente ambientato in acqua, un thriller. E poi abbiamo Acqua Animation, Acqua Isola, Acqua Student, e finalmente festeggeremo. This is what you are. Buonasera, benvenuti. Siamo appena arrivati alla fine di un intenso workshop dedicato alla realizzazione di filmati attraverso lo smartphone. È stata un'esperienza, devo dire, almeno per me, molto molto appagante, credo anche da parte dei partecipanti, che in meno di 24 ore o all'incirca in 24 ore sono riusciti a realizzare attraverso quattro gruppi quattro brevi prodotti audiovisivi attraverso lo smartphone. Take me up and let me down, hold me when I'm sad. Take my eyes and look around, take my ears and listen to the stars. This is what you are. Ma che musica, maestro! All'Acqua Film Festival, qui alla Casa del Cinema di Roma, un grande onore venire al festival ideato e diretto da Eleonora Vallone. Un nostro piccolo grande film che traduce in fiction i dati scientifici legati al consumo di acqua. Coautore è Giorgio Molfini, prodotto da Mercatino Franchising Italia e dal nostro produttore esecutivo Vittorio Vallone per Fabula Ventis. Sicuramente è interessante perché io, facendo tante missioni umanitarie in giro per il mondo, dove l'acqua è un tema fondamentale, posti che visito come il Myanmar, come l'Africa, come il Sud America, dove l'acqua purtroppo manca, l'acqua è fondamentale e serve per la sopravvivenza. Quindi un festival dedicato all'acqua credo che sia un festival che ha centrato davvero un tema fondamentale, perché il nostro pianeta ha bisogno di essere tutelato, ha bisogno di essere curato, ha bisogno di essere salvato. Take me up and let me down, hold me when I'm sad. Take my eyes and look around, take my ears and listen to the stars. This is what you are. Siamo qui stasera con l'Acqua Film Festival per la quarta volta. Siamo qui per rappresentare la Fondazione Principe Alberto II, perché noi sosteniamo tutti questi progetti sull'acqua, con la biodiversità, il cambiamento climatico, ma l'acqua fa parte delle nostre priorità, dunque era normale intervenire in questa serata della signora Vallone. Dunque speriamo che sia una bella serata per tutti e che sensibilizzi proprio il più largo pubblico a questa problematica acquatica. Questa quarta edizione del festival è veramente commovente. Ho visto come giurata dei film bellissimi, dei corti cortini, ma pieni di sentimento, molto intensi. Quindi sono felice che questo festival vada avanti con tutte le difficoltà che immagino bisogna superare, ma
stringere i denti e proseguire, perché è la buonissima strada per i giovani, ma non solo per i giovani, un po' per tutti, per creare una coscienza molto più consapevole di come la risorsa acqua, mare sia in pericolo e che tutti quanti noi possiamo fare qualche cosa. Molto felice di aver partecipato come membro della giuria, perché ci sono stati dei thriller molto interessanti e sicuramente l'acqua è un elemento fondamentale per il thriller e per la storia del cinema poliziesco. Claudio Mondini, sono ambassador del progetto Daniel Dolphin and the Guardian of the Oceans, un film tratto da una novella di Sergio Bambarén, uno scrittore ed è un amico che ho il privilegio di conoscere. Mi sono ritrovato, perché nella vita le cose succedono sempre in maniera fortuita e sono le cose importanti che poi ci danno anche la svolta nel nostro modo di vedere il mondo, nel nostro modo di agire. Mi sono ritrovato a presentare questo film, che è un'opera straordinaria, in anteprima internazionale o quantomeno europea, un film di animazione diretto da Kylie Jefferson, direttore creativo della DreamWorks, prodotto da Silverlight Production e da Bugs Production, e animato da dei grandissimi animatori di Los Angeles. Stasera abbiamo presentato una breve anteprima del backstage e del lavoro di grandissimo di animazione artistico, musicale, di disegno, di scultura e di modellazione che c'è dietro questo lavoro. Grazie ad Acqua Film Festival per aver dato questa finestra in anteprima assoluta su questo lavoro straordinario. Di aver partecipato a questo festival come giurata, è stata una grandissima emozione poter giudicare questi documentari, questi film, questi corti. Hanno creato una grande emozione in tutti noi giurati. Mio padre ha sempre amato l'acqua, ha sempre amato il cinema, ha fatto sognare, era un grande sognatore, ha fatto sognare anche gli altri e è riuscito a prendere a pugni anche la tristezza. Io sono felice di aver partecipato a questo bellissimo evento e ringrazio Eleonora Varlone per avermi chiamato e spero di poter partecipare anche l'anno prossimo per la quinta edizione. Grazie. Allora, si è appena conclusa la serata della quarta edizione delle premiazioni per l'Acqua Film Festival, una serata straordinaria. Io sono molto contento di aver fatto parte della giuria, un'esperienza incredibile. La protagonista è l'acqua, ci sono stati
tantissimi lavori premiati, altri che non sono stati premiati ma belli ugualmente, di vario genere, dall'ironia alla denuncia, ai cartoni, animazione appunto, thriller, insomma la poesia, insomma tantissimi bei lavori, fatti bene, confezionati bene. È stata una bellissima esperienza e alla prossima, alla quinta edizione. Ciao!